Bentornati a Buongiorno UNASCA, terzo appuntamento in diretta, sempre dal 14° congresso e sempre dall'Hotel Ergife di Roma, dove appunto UNASCA sta celebrando il suo 14° congresso. Oggi, adesso, siamo in studio con Rosanna Rampin, segretaria provinciale di Lecco, buongiorno, Buongiorno, benvenuta, grazie. e con Domenico Cicci, segretario provinciale di Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Caldo asfissiante dentro questo studio, ma cerchiamo di rilassarci parlando di autoscuole, iniziando con questo congresso. Rosanna, come lo vedi? Mi sembra una grande partecipazione, mi sembra, insomma, stamattina la sala era pienissima. Sì, infatti c'è veramente una grande voglia di ritornare, di essere ancora più energica nello svolgimento delle mie attività, e in quella sia associative sia di quella del mio lavoro. È stato bello rivedere tantissimi colleghi che non sono solo colleghi, ma sono diventati praticamente negli anni amici, che non è la stessa cosa di quando magari sono a Lecco, che vado in motorizzazione, vedo quelli che sono i miei competitor e quindi magari mi dicono ciao, ciao. Qui invece è Cioè stata una grande... non vi guardate di sottecchi, No, diciamo. infatti, qui siamo tutti una grande famiglia, siamo tutti con gli stessi obiettivi, siamo qua per incontrarci, scambiarci le nostre esperienze, per arricchirci, per dirci come sono andate le cose ultimamente nelle rispettive province o regioni, quindi una bella soddisfazione, devo dire. Oggi ho rivisto colleghi della Sardegna, del Centro Una bella Italia. giornata. Sì, molto Bene. bella. E Domenico Cicci, segretario provinciale di Roma, inizio diciamo con un ricordo, perché noi ci siamo conosciuti qualche tempo fa, insomma, e abbiamo cenato con chi ti ha preceduto nella carica istituzionale, che era Andrea Benicchi, Che mi ha fortemente voluto che in questo voglio, posto. insomma, che dobbiamo ricordare, che dobbiamo, insomma, è una mancanza che si sente fortemente e credo che sia complicato assumere un'eredità così forte, perché poi lui è stato, oltre che una bellissima persona, anche un fortissimo segretario provinciale. Quindi come assumi questo incarico? Inizialmente l'ho preso forte del fatto che avevo comunque lui che mi accompagnava alle mie spalle, quindi comunque qualsiasi cosa, come in precedenza ci si consultava per eventuali iniziative, eccetera, ha sempre sentito me come anche Certo. altri colleghi. Allo stesso modo io ero consapevole del fatto che Andrea mi avrebbe accompagnato, mi avrebbe aiutato in questo percorso. Non è un'eredità semplice, questo è sicuro. Scusa se ti interrompo, mi sono dimenticato nella foga di iniziare che abbiamo un numero WhatsApp che devo ricordare così se c'è qualcuno che mentre siamo in diretta ci vuole scrivere e fare delle domande. Il numero WhatsApp è 329 10 70 560. Ci possono mandare domande, possono intervenire, dirci cosa ne pensano. C'è un dato che mi colpisce rispetto diciamo a questo congresso, oltre alla partecipazione, che è l'attenzione, perché ci può essere partecipazione disattenta. Invece mi sembra che ancora una volta, oltre a dimostrare di essere una categoria unita, siete una categoria, sto parlando anche proprio delle autoscuole, molto partecipativa. Sì, in effetti ho notato anch'io oggi questa cosa, quindi molta attenzione alle problematiche, attenzione agli interventi delle personalità che sono venute stamattina, e anche tra di noi poi ci siamo fatti delle domande per capire un po' anche com'è la situazione attuale, ma come sarà anche la situazione in futuro. Ecco, cosa vi Quindi, aspettate da questo congresso? Domenico, cosa immagini che debba venire fuori da questo congresso a livello di lavori? Domani avete i consigli nazionali, no? spero che le segreterie che sostituiranno queste che lasciano l'incarico continuino nello stesso percorso. Negli ultimi anni si è lavorato molto per migliorare la nostra attività, il rapporto con le istituzioni, quindi spero che si continui Su su questa questa strada, stessa strada. un solco
segnato per bene e su cui ci deve essere una continuazione. E dal tuo punto di vista? Ma io mi auguro che si continui su un discorso del fatto che l'UNASCA deve essere sempre più visibile, deve essere conosciuta anche all'esterno del nostro ambiente. Mm-hmm. La gente deve sapere che noi facciamo delle attività per la sicurezza stradale, per diminuire il numero di morti e di feriti sulle strade. Mm. Dobbiamo apparire in televisione, nei vari mezzi di comunicazione, e quindi dobbiamo essere un punto di riferimento per loro, non solo come attività commerciale, ma proprio come dei professionisti, come degli insegnanti, la persona a cui rivolgersi per un percorso formativo, che non è soltanto quello di fare la patente, secondo me. Ecco, allora adesso voglio far partire un servizio che ha fatto Anna Barbetta questa mattina. È andata un po' in giro a cercare un po' di facce da UNASCA, sapete quell'hashtag che noi ogni tanto mettiamo su Twitter, e poi ha parlato con Davide Falteri, che è una componente della Segreteria Nazionale. Facciamo partire l'RVM e poi torniamo. Siamo con Davide Falteri, componente della Segreteria Nazionale per il settore autoscuole. Ci racconta cosa succede in queste due giornate? Allora, queste due giornate sono un momento di confronto importantissimo, perché avvengono comunque ogni 4 anni, ed è un momento in cui sia il settore autoscuole che il settore studi fanno il punto della situazione su quello che è stato il trascorso. È un momento in cui, per quanto riguarda il settore autoscuole, ci sono degli sviluppi importanti. Personalmente parlerò di un momento di incontro tra il settore autoscuole e il mondo dell'autotrasporto, che crea sia la categoria ma al settore autoscuole nuove opportunità, sia per le scuole sia per chiaramente le risorse all'interno delle scuole. Quindi questo momento, un momento che comunque serve per far conoscere un percorso, per condividere degli sviluppi futuri, e sicuramente ci dà anche la speranza, insomma, di trovare anche delle alternative di lavoro per far fronte a quella che è stata in questi anni un momento di crisi che ha colpito sicuramente il settore. Allora, rieccoci in studio, numero WhatsApp 329-1070-560, stiamo parlando con Rosanna Rampin, forse prima mi è scappato Rampini, comunque se l'ho fatto chiedo scusa, Rosanna Rampin, segretaria del provinciale di Lecco, e Domenico Cicci, segretario provinciale di Roma. Messaggini su WhatsApp ce ne sono arrivati, vi leggo quello di Marco da Milano che ci chiede di parlare delle patenti svendute su Groupon. Una cosa di cui l'associazione sta parlando da tanto tempo. Che si fa? È proprio una svendita della professionalità. Non dovrebbe essere possibile vendere una formazione tramite questi sistemi informatici o comunque tramite queste offerte. Posso capire vendere un computer, un articolo che altrimenti costerebbe... Un genere di consumo. Esatto, ma questo non è consumo, questa è una formazione, noi facciamo educazione, quindi secondo me non dovrebbe essere un articolo da Groupon. Uno vuole fare la patente seriamente bene una volta, dovrebbe rivolgersi alle persone di competenza. Ecco, questo ci porta sul discorso, diciamo, della formazione, no? Nel senso che quello che mi stupisce sempre è che voi in qualche modo, come dicevi tu prima, non siete visti tanto come degli insegnanti, professore del liceo, della scuola media, no? Professore universitario, siete più visti come dei commercianti, e però voi siete degli insegnanti. Quindi come, secondo te, Domenico, come si fa a cambiare questa mentalità? C'è qualche vostra responsabilità su questo? Probabilmente sì, ci portiamo dietro quello che è stato il nostro lavoro in passato, insomma la visione che la gente ha di quello che era prima la nostra attività. Però penso che con la professionalizzazione, con la formazione alla quale noi ci sottoponiamo, si riesca a dare un'immagine diversa. Però è un percorso culturale che ha bisogno di lungo, che ha bisogno di tempo e probabilmente di una vostra partecipazione maggiore, no? Può essere? Assolutamente sì. E quanto è importante la formazione dei formatori? È molto importante. Infatti noi non siamo solo degli insegnanti. Bisogna ricordarsi che non si finisce mai di imparare. Quindi dobbiamo anche a nostra volta continuare ad aggiornarci e poi divulgare quello che noi impariamo ai nostri colleghi
e metterlo a disposizione dei nostri discenti, dei nostri allievi, sempre e comunque. Noi sono personalmente sempre a disposizione dei miei allievi, mi contattano in qualsiasi modo. Su questo ti interrompo, perché prima, mentre stavamo preparando la trasmissione, mi dicevi, mi spiegavi come questi allievi sono cambiati, perché gli allievi sono cambiati, sì, no? E cambieranno ancora più velocemente nei prossimi anni, bisogna correrli dietro. Come è cambiato il vostro mestiere? Ma non so te, ma una volta gli si telefonava col telefono fisso, adesso invece se li chiami non ti rispondono, hanno perennemente il telefono col silenzioso. Beh, il fisso non ce l'hanno. No, quindi cellulare, silenzioso. Gli mandi un messaggino, non ti rispondono perché non hanno il credito. Però vivono perennemente su questo, sul cellulare. Allora su devi WhatsApp. Mandargli WhatsApp. Esatto. Allora mandagli un WhatsApp in diretta, digli che sei qua, no? Di collegarti. Com'è cambiato dal tuo punto di vista il rapporto con gli allievi? Cosa è cambiato? Sì, anche per me, che comunque ho 45 anni, ma la mia adolescenza, la mia gioventù è stata giocare in strada, giocare con a palla, insomma, altre cose. Non avevamo il cellulare, io penso siano una ventina d'anni che beh sì, una roba assolutamente ma la diffusione di questi ultimi anni è stata molto maggiore, quindi il fatto che il modo di comunicazione degli adolescenti adesso, dei ragazzi adesso, è esclusivamente quello, ci riporta a dover anche noi rimodulare i sistemi di comunicazione. I vostri sistemi. C'è un'altra cosa che, intanto scusate, lo ridò il numero WhatsApp, 3, aspettate che se no mi sbaglio, 329 10 70 560. Se ci sono altri messaggini, io prego sempre il prode Marco Archivetti, che sta in regia, di passarmeli. Dicevo, l'aggiornamento, cioè abbiamo parlato di formazione, prima con SBI, abbiamo parlato di aggiornamento, loro hanno lanciato questo libro che si chiama Rinnovati, no? E la domanda che gli ho fatto e che vi ripropongo è questa: io a 18 anni faccio la patente, se non succede niente di estremamente grave, non ho mai un percorso di aggiornamento, mentre voi come categoria state spingendo perché ci sia questo aggiornamento. Sì, stiamo cercando di far entrare nella cultura, nella mentalità anche questa possibilità. Ci sono tantissimi conducenti che hanno fatto la patente quando il codice non era ancora stato aggiornato e quindi non conoscono parte della segnaletica nuova, banalmente non sanno come comportarsi alle rotatorie e ogni tanto mi vengono a chiedere, però quando gli propongo vieni a fare un corso di aggiornamento sono... No, ma che rottura di scatole, esatto, non si può fare. Sono appunto anche un po' reticenti. Io quando si parla di circolazione sull'autostrada, ad esempio, ditelo ai vostri papà, ditelo alle vostre mamme che si utilizza la prima corsia, non quella centrale, certo. Sulle carreggiate a tre corsie, perché anche lì nel vecchio codice della strada certe tipologie di strade non erano menzionate e quindi... No, ma c'è il problema, insomma, che il codice della strada cambia, ma uno non è mai obbligato ad aggiornarsi o non gli viene, insomma, non gli viene naturale di farlo. Mi è arrivato un altro messaggino. Con i genitori anziani come ci dobbiamo comportare? Che facciamo con i genitori anziani? Che consigli diamo? Immagino che questo sia un signore disperato. Gli togliamo la patente agli anziani o no? No. No. Li dobbiamo mettere in grado di guidare, secondo le loro capacità e i loro riflessi. Quindi ci sarebbe sicuramente anche per loro un ripasso da fare, un vedere come guidano, e forse il cambio automatico per queste persone sarebbe più adatto per sopperire ad alcune mancanze. Quindi per assurdo andiamo un po' in una tendenza che è più all'americana, però è vero, il cambio automatico per certe persone può essere più facile da utilizzare, perché non devo più scalare, non mi si spegne la macchina. Ho una cosa in meno a cui pensare. Esatto, sì, diciamo. E comunque il ripassino della teoria sarebbe sicuramente importante. Sulla tendenza americana, come la vedreste voi l'idea di aprire alla guida accompagnata per i sedicenni? Io in maniera molto favorevole. Cioè, anticipare... Sì, in America a 16 anni prendono la patente e poi vanno al ballo della scuola.
con la macchina. Sì, già la guida accompagnata a 17 anni non è che ha avuto un grosso risalto. Non so se forse anticiparla ancora a 16 potrebbe essere pericoloso. No, pericoloso. No, no, non ritengo questo, è che non c'è stata grossa risposta da parte dell'utenza. Davvero? Dalle mie parti sì, invece. No, invece Roma. Io vabbè, sono Nord Italia, Brianza, una zona un po' particolare, ho gente anche che magari ha più macchine, qualcuno che ha anche 4 macchine automatiche, per dire. Quindi, però qua a Roma, insomma, le macchine elettriche, quelle piccoline, insomma, alla fine ci vanno in giro con i quadricicli leggeri detti minicar, infatti. Guida accompagnata si intende il percorso di formazione. Sì, il percorso di formazione, ci va a 17 anni la guida dell'autovettura. E non ne avete avuti tante a Roma? Ma sì, ma non immagino, non un numero da far notizia, diciamo. Infatti. Invece io sì, e devo dire che la capacità di un 17enne di imparare è la stessa di uno che ha 18 anni. Alla fine 18 anni è la maggiore età per una questione di legge, ma a livello di capacità, ma di manualità di imparare, è la stessa di uno che ha 18 anni. Semmai c'è da implementare o da far capire al ragazzo un maggior senso del quello che è il pericolo, la percezione del pericolo, la percezione della vista, la percezione delle altre sensi che magari non è abituato a utilizzare. E come risponde la macchina in determinate situazioni. Esattamente. Però secondo me possono diventare dei bravi conducenti anticipando anche di un anno o addirittura di due. Se lo fanno in America, perché non qua? È vero che abbiamo strade più complesse, abbiamo veicoli diversi dai loro, però secondo me si può fare. Una battuta finale prima di lasciarvi ai lavori congressuali a cui vi ho sottratto, e vi ringrazio ancora per la pazienza che avete avuto per sedervi qui. Grazie a te. Quali dovrebbero essere i temi per il prossimo quadriennio? Usciamo domani con le segreterie nuove. Quali impegni dovrebbero prendere? Cominci tu, comincio io. Il lavoro che dovrà fare la segreteria, che si pone, è molto impegnativo, cioè quello di riprendere con le istituzioni un rapporto ancora più forte per farsi dare maggiore credito ai nostri progetti. Tanta innovazione, perché comunque secondo me sopravvive soltanto chi si adeguerà alle normative, ma anche alla tecnologia, a tutto quello che sarà lo sviluppo da qua a 4 anni, che sarà molto, molto veloce. E quindi visibilità a livello di comunicazione, di media, e speriamo che la nuova segreteria sia in grado, quindi un grande in bocca al lupo, perché riesca a realizzare tutto questo. Domenico? Ma io stamattina ho sentito il dottor Raiola parlare di modifica del codice nautico, e ha espresso un pensiero, ha visto le scuole nautiche e gli studi di consulenza che fanno nautica, li ha visti nel futuro come interlocutori unici. Mm-hmm. Mi piacerebbe che da parte del Ministero ci fosse, magari non unici, ma comunque interlocutori privilegiati e non messi alla stregua dell'utenza privata, insomma. E con queste idee io vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Ricordo a tutti i nostri spettatori 329 10 70 560. La prossima puntata sarà avremo ospite Raul Rossi. Pubblicheremo su Facebook e su www.iltergicristallo.it esattamente l'orario per la messa in onda. Ancora grazie a voi e ci vediamo più tardi. Arrivederci. Grazie.